I due vincitori della giostra regionale di Olmo 2021, Lorenzo De Simone da Bibbiano, Reggio Emilia, e Alberto Liverani da Faenza. Una domanda per tutti e due, ovviamente la vittoria è stata sicuramente una giostra che ricorderete, ma le vostre impressioni e perché no, una qualche caratteristica della manifestazione di Olmo, per tutti e due questa domanda. Ciao Roberto, se pensiamo all'anno che è stato quest'anno è stata una cosa bellissima, cioè, poi l'organizzazione non si può dire niente perché si può anche minimi dettagli di questo gioco, no? È stato bello e un paio di squadra è stato fantastico e siamo riusciti a avere un sport risultato e speriamo di vederci tutti. Io mi associo a quello che stavo vedendo. Sì, l'organizzazione è sempre stata ottima, negli anni cresce sempre al meglio, quindi è sempre impeccabile, lo vediamo per la cena come viene, ogni anno cresce, ogni anno diventa più bella. E poi sì, dall'anno che abbiamo passato, per come è venuto fuori anche la tutta la corsa in sé, la soddisfazione è veramente grande, è stata un buon esempio di corsa, un bel esempio tra noi cavalieri che abbiamo corso tutti insieme, tra chi ha vinto come noi, ma comunque chi ha solo partecipato di partecipazione e di aggregazione. Poi ho avuto un buon compagno come già che abbiamo passato, si è fatto bene, non poteva andare bene la corsa. Alla serata della giostra dei Rioni l'accompagnamento musicale affidato a Mr. Fabians, Marco Fabianelli e Carlo Ballantini, chitarrista di Pupo e della Ballantin Band. Allora, anche voi una battuta su questa serata e Marco, anche ci svelerai il tuo ultimo singolo. Sono questa sera presente a questa serata della cena di ringraziamento della giostra dei Rioni per presentare il mio repertorio dei miei singoli già fatti con tanto di video e più presenterò nuovi inediti, musica nuova per il pubblico di questa sera e sarò affiancato dal grandissimo chitarrista Carlo Ballantini della Ballantine Band, alla quale sono molto affezionato oltre che essere il mio maestro, e mi accompagnerà con la sua magica chitarra. Siamo qua a accompagnare questo giovane ragazzo, questo giovane rapper che scrive molto bene, scrive dei brani veramente molto interessanti, e per me è un onore essere qua ospite e accompagnarlo e intrattenere, insomma, il pubblico di questa fantastica serata. Grazie.